Io ho visto il giornalista. Beh, il giro classico è quello partendo da Via Maria Vittoria, quindi dalla nostra sede, di andare in via Po sotto i portici in modo da essere indipendenti dalle condizioni meteorologiche. Oggi avevamo in agenda un incontro con Cinema Ambiente e con Gaetano Capizzi perché dobbiamo cominciare a pianificare l'attività del prossimo anno e quindi ho chiesto a Gaetano di essere qui con me a fare il primo giro della politica in strada. Siamo stati a Bologna per il seminario sulla prima giornata dedicata al camminare. Tra le varie suggestioni che sono emerse c'era quella della necessità che io ho espresso, che la politica desse il buon esempio ai cittadini che vogliamo convincere ad utilizzare più le gambe per muoversi piuttosto che la loro automobile, sia per motivi di salute, come ci hanno detto i nutrizionisti che dicono che camminare fa bene, sia per quanto riguarda tutte le tematiche ambientali e di qualità dell'aria. Credo sia necessario che la politica dia il suo esempio e allora ho preso un impegno e ho pensato che il martedì, che è il giorno in cui normalmente incontro cittadini, associazioni, amministratori, poteva essere dedicata ad appuntamenti per strada. Ma l'iniziativa del camminare è senz'altro fondamentale, no? Bisogna promuoverla e poi insomma è veramente un piacere camminare insieme, cioè fare queste riunioni con l'assessore in giro per Torino, un po' per la bellezza dei luoghi, ma anche perché mi sembra che tutto si svolga in modo più rilassato e trasparente alla luce del sole, ecco, e spero che insomma questo clima di convivialità induca le amministrazioni pubbliche a sostenere ancora di più le iniziative di Cinema Ambiente, ma la provincia di Torino lo fa già moltissimo. Utilizzeremo i nostri portici nei momenti in cui pioverà o ci sarà troppo sole, le nostre belle isole pedonali, per chiacchierare così come avremmo fatto nel chiuso dell'assessorato e, dato che nella maggior parte dei casi in realtà non sono riunioni in cui si parla di questioni segrete, la strada può tornare ad essere, come nell'antica Grecia, il teatro della politica.